Cominciamo se seguite il foglietto, la scaletta degli interventi e vedrete un testo tradotto dallo spagnolo ed è un testo di Pepe Mujica, ex presidente dell'Uruguay, di cui diremo qualcosa nel corso dell'incontro, dell'evento. E cominciamo proprio direttamente con l'ascolto di un brano eseguito dal vivo da Roberto e da Corrado. Fedelissimi a questi appuntamenti, vi ringraziamo in anticipo. Affrontare il tema della memoria
senza però mai limitarci alla memoria dell'Olocausto nei campi di sterminio, e senza chiuderci nei recinti delle tragedie o della negatività, anzi sempre cercando di cogliere un raggio di luce pur nell'oscurità delle tragedie, delle tenebre umane e storiche. Stiamo viaggiando, dice il Papa nella Laudato Si, con tutte le creature, che le nostre lotte e le nostre preoccupazioni per questo pianeta non ci togliano la gioia della speranza, una virtù che si tira sulle maniche e lavora per il futuro. In effetti, quello che faremo stasera, come già altre volte, ci porterà, attraverso l'aiuto dei video e delle musiche dal vivo, ad assistere e anche a condividere, a partecipare, a fare nostra, a meditare sul destino dell'uomo, della storia, dell'umanità, sulle contraddizioni della società, e al tempo stesso anche accogliere le ispirazioni che ci possono venire da personaggi che si sono impegnati, alcuni sono anche morti, per la giustizia, per l'umanità, e hanno dato una testimonianza e stanno dando una testimonianza di servizio esemplare, non facendo magari cose straordinarie, ma vivendo in modo straordinario la loro quotidianità. Possiamo pensare in modo particolare a Suor Francesca Margini, che è una nostra compaesana, cittadina, che è stata colpita dal Covid e sta uscendo ed è in missione in Bolivia. Quest'anno celebra il 50esimo, ha celebrato il 50esimo di sua professione religiosa. Per quanto riguarda gli altri testimoni, ogni tanto qualche intervento breve lo farò, sia chiaro che non facciamo una carrellata di santi, i santi ci arriviamo un po' sopra. Se facessimo soltanto la vita dei santi, ci sarebbero solo loro, dopo la morte, che potrebbero stare in chiesa, noi tutti dovremmo uscire. Vogliamo presentare delle persone che però hanno dato un contributo alla vita e alla storia. Una di loro è morto martire, padre Rutilio Grande, che è all'origine della conversione del vescovo Oscar Romero, anche lui martire, Salvatore. Qualcuno ha fatto molta fatica a perdonare e ha detto chiaramente che non ha ancora perdonato, come sentiremo. Qualcun altro ha detto, nonostante tutto, non ho mai odiato, perché non odio rende stupidi, e lo ascolteremo. Quindi persone e testimoni che non sono necessariamente esemplari in tutto quello che hanno fatto e detto, hanno cercato di fare di loro meglio e facendo emergere tutte le risorse che avevano dentro, anche superando situazioni drammatiche come quelle della dittatura o di varie dittature. Coglieremo il meglio di quello che testimoniano. Anche oggi si possono offrire con il ricordo di quanto hanno fatto o con il pensiero di quello che stanno facendo. Iniziamo dunque partendo dalla Shoah, come vedete dalla musica di Auschwitz, Puccini e Video, ci riporta davanti tanti bambini. Sono sempre tante le vittime infantili di questi eccidi. Ascolteremo la voce di Augusto. E poi di seguito ascolteremo Liliana Segre. E successivamente, non è segnato qui, un breve video di 3 minuti, un canto che comprende 2 salmi, 127 e 121, cantati da un gruppo di ebrei ortodossi, e questo chiuderà questo primo punto che fa riferimento specifico alla Shoah.
Ma sono stata anch'io, ero anch'io piccola, ero anch'io media, ero anch'io grande, c'avevo la mia vita, la mia piccola vita. Ed è stata la mia piccola vita interrotta, quella che in un giorno di settembre del 1938 mi ha fatto diventare l'altra. E quando una diventa l'altro, o l'altra, insomma, la donna è l'altra, beh, c'è tutto un mondo intorno che ti considera diversa. Ti considera l'altra e questa cosa non è finita lì. Non è stato un periodo storico in cui ho stata considerata l'altra, ma è durata sempre. Io sono sempre l'altra. Quando le mie amiche, io sono molto socievole, ho tante amiche che mi vogliono bene, ma so che quando parlano di me aggiungono sempre la mia amica ebrea. Lo fanno non sono mica antisemite, perché adesso non è che c'è l'antisemitismo, vedete che sono mie amiche, non sono antisemite, ma io sono diventata l'altra. E quel giorno in cui io sono diventata l'altra e 8 anni non ho potuto più andare a scuola, è un momento, sono quei momenti, no, nella vita in cui ti puoi ricordare un colore, una situazione. Io ero a tavola con mio papà e i miei nonni e mi disse: tu non puoi più andare a scuola quest'anno, io devo fare la terza elementare. Ed era un'alunna qualunque, una ragazzina discreta, né brava né non brava, ma mi piaceva molto andare a scuola perché figlia unica, senza la mamma, non avevo fratellini, cugini con cui giocare, andavo a scuola molto volentieri. E dissi: perché non posso più andare a scuola? Sei stata espulsa. Ora tutti i ragazzi, tutte le scuole sanno cosa vuol dire essere espulsa. E io chiesi subito perché, visto che non mi si poteva dire perché è stata maleducata, perché hai fatto una cosa gravissima, ecco che io mi ricordo come un flash proprio di questi minuti, gli sguardi di quelli che mi amavano, ma che mi dovevano dire che ero stata espulsa. Perché siamo ebrei? E ci sono delle nuove leggi per cui gli ebrei non possono più fare questo, 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 questo. Se uno legge, se ha voglia un giorno che non sa cosa fare, di leggere a fondo che cosa sono state le leggi razziali fasciste, beh, in effetti una delle cose più crudeli fu quella di far sentire i bambini invisibili. Così ci fu questa escalation paura della mia famiglia, dei poliziotti che entravano trattandoci da nemici della patria, di gente che partiva, di amici e parenti che ti salutavano e intelligentemente lasciarono con sofferenza la patria, andarono all'estero, si salvarono, e chi invece più semplice, più piccolo borghese, senza sapere le lingue, l'uso di mondo, così come era la mia piccola famiglia, si decise di restare e che in fondo in Italia non sarebbe successo niente. Un momento terribile. Essere riusciti noi borghesi così piccoli, inadatti alla montagna d'inverno, ad aver passato con pericoli inauditi quella montagna dietro la Varese e riuscire a entrare in Svizzera. Paese della libertà, nessuno ci farà più niente, e incontrare un ufficiale che ci guardò con disprezzo, che ci fece sentire tutta la nostra pochezza di disgraziati, di perseguitati a cui lui non credeva, e ci rimandò indietro verso quella rete che divide gli stati da cui con gran fatica eravamo passati la mattina. Beh, ci riaccompagnarono là
col fucile e la baionetta, e ridevano, ridevano di noi. Là, su quella rete, tentando di rientrare in Italia, fummo arrestati da dei finanzieri italiani in camicia nera che erano disperati di arrestarci, ma che non potevano fare diversamente, il comando tedesco era di sopra. Entrai da sola a 13 anni nel carcere femminile di Varese, dove l'impronta digitale, la fotografia, trattata come una delinquente comune. Perché? Era quel perché di quando mi hanno espulso dalla scuola, quel perché a cui nessuno mi sapeva dare una risposta o non poteva dare una risposta perché non c'era una risposta. Fummo caricati con estrema violenza sui vagoni e non erano solo i nazisti, anzi erano aiutati da zelanti fascisti. Erano anche i nostri vicini di casa, erano persone che non ebbero pietà. In quel vagone era terribile, non c'era luce, non c'era acqua, c'era la vicinanza con quelle chiamavi, senza parole. E questo viaggio verso il nulla durava una settimana circa e fu scelta con altre 30 ragazze italiane ebree di quel trasporto. Tutte le altre, giovani, giovanissimi, bambini, andarono ai gas. Così successe con gli uomini e io vedevo lontano mio papà, cercavo di fargli dei piccoli saluti, poi non lo vidi più e non lo vidi mai più. E lì si entrava nel lager di Birkenau, Auschwitz. Cos'è questo posto? Cos'è questo posto? Una distesa di baracche, la neve per terra, decine di donne rasate, scheletrite, vestite a righe, che scavano buche, che portano pietre sulle spalle, con un'aria. Io non avevo ancora studiato Dante, perché avevo fatto la seconda media, neanche più. Ma quando poi feci Dante, anni dopo, beh, eravamo delle dannate e poi spogliate, rasate, vestite, mentre passavano i soldati che sghignazzavano, ci mancavano altre qui che arrivano di queste donne. Ci tolsero tutto, avevano capito, io non avevo capito, ma che cosa c'era, che cos'era quel posto lì? C'era in fondo a questo vialone centrale dell'enorme campo di Birkenau, 50-60.000 donne di tutte le nazionalità, in fondo si vedeva questo edificio con la ciminiera, col fumo, col fuoco. Cos'è questo posto? E le prime prigioniere che incontrammo nella prima parata, francesi, che erano lì già da una settimana, 15 giorni, dissero: vedete là il fuoco? Beh, quelli che avete lasciato alla stazione sono già passati per il cammino. Qui quelli che non lavorano vanno alla camera a gas, poi vengono bruciati nei forni. E noi non sapevamo come andava la guerra, non sapevamo niente di quello che stesse succedendo in Europa, sapevamo solo, vedevamo solo la forza enorme dei nazisti. Era una forza che si sviluppava in ogni individuo che io ho incontrato senza sapere il nome di nessuno. Era un modo, un atteggiamento, una sfrontatezza che mi ricorda, mi ha ricordato qualche volta nella mia lunga vita, certi branchi di quei bulli che presi in gruppo sono fortissimi. Abbiamo appena visto una cosa di questo genere come è successo nei confronti di uno ritenuto l'altro e che però presi da soli
hanno paura e chiedono di essere in isolamento perché hanno paura degli altri prigionieri. C'era in loro, in quelli che ho incontrato io, una sicurezza di essere superiori, di essere della razza superiore. Quale razza? Era umana? No, non erano umani quelli che ho incontrato io, ed erano tanti, uno dopo l'altro. Mi chiedono, signora, ha perdonato? No, non ho perdonato, non ho questa forza. Io non ho perdonato, come non ho dimenticato, perché certe cose io non riesco, non sono riuscita mai a perdonare. Beh, lì successe una cosa incredibile, straordinaria. Mi camminava vicino il comandante di quell'ultimo campo. Era un uomo crudele, aveva un nervo di bue, portava con sé e distribuiva queste nervate a noi che ormai eravamo talmente insensibili che ce l'aspettavamo che ci sarebbe capitato prima o poi. Era un uomo alto, elegante, si mise in mutande. Era il primo di maggio. Io lo guardavo, era vicino a me così. Lui non mi aveva mai neanche considerato, me e un altro prigioniero, non esistevamo, ma io sì che avevo guardato lui con terrore. Si mette in mutande, si rivede, si vuole rivestire, vuole buttare via la divisa, butta via la pistola. Beh, io lì ho raccontato sempre i ragazzi che mi contestano, per modo di dire, ma insomma non gli piace per niente quello che dico. Buttò per terra la sua pistola. Io non ero quella che sono oggi. Io mi ero nutrita di odio e di vendetta. Lasciando la mano sacra di mio padre, man mano, giorno dopo giorno, ero diventata un'altra. Quella che loro volevano che io diventassi, un essere insensibile che sognava odio e sognava la vendetta. Pensai ad essere accolto questa pistola che avevo tanto visto usare e gli sparo, perché mi sembrava proprio un giusto finale di quel periodo incredibile in cui io ero stata una testimone. Ero viva ancora quel giorno. Fu un attimo importantissimo, decisivo nella mia vita, perché io capii che mai, per nessun motivo al mondo, io avrei potuto uccidere qualcuno, che io non ero come il mio assassino. Non ho raccolto quella pistola e da quel momento finisco sempre così. Sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino adesso. Gloria eterna, Shalom, Shalom, Shalom.
abbiamo sentito come cantano i salmi gli ebrei e abbiamo riflettuto su testimonianze sia attraverso il canto che attraverso il racconto, riflettuto su quello che l'uomo può arrivare a fare, ma anche la dignità con cui ci si può difendere, resistere e rimanere umani anche nella brutalità. Entriamo nel corpo centrale dell'evento con tre testimonianze. La prima, suo padre Attilio Grande, un gesuita, era vicario generale della diocesi di El Salvador. Fu il suo assassinio che sconvolse il suo vescovo, Monsignor Mosca Romero, che era un vescovo ordinario, tranquillo e allineato. Ma quando li uccisero, a parte altri preti catechisti, il suo vicario generale fu sconvolto e da lì iniziò, diciamo, la sua conversione, che lo portò poi al martirio. Padre Rutilio Grande verrà raccontato da chi lo ha conosciuto da vicino. Poi seguiremo Pepe Mujica. E se girate il foglio trovate il testo che si riferisce all'ultimo discorso che lui ha fatto nell'ottobre scorso, quando ha deciso di lasciare la politica a 85 anni, colpito da una malattia immunologica grave, cronica, nella consapevolezza di non poter resistere ad altri colpi del Covid in particolare. Aveva già rinunciato allo stipendio di senatore perché dice sarò più in grado di partecipare alle assemblee, diciamo, del Parlamento, per cui non voglio rubare i soldi del popolo, ma già in precedenza aveva rinunciato dall'inizio a 2/3 dello stipendio del Presidente, destinandolo ad un fondo di programma di edilizia sociale per costruire case a chi non aveva. E il presidente contadino, ecco, che ha sempre vissuto nella fattoria dove coltivava fiori e li commerciava, con la moglie, che poi è diventata senatrice, ha una lunga storia, si è ritirato, dicevo, alcuni mesi fa, 85 anni, mettendo sulla loro casa, non possiamo ricevere nessuno proprio per non esporre al contagio, perché potremmo essere contagiosi o perlomeno fragili, visto che non possiamo neanche vaccinarci, data la malattia immunologica. Ebbene, si è dimesso da senatore ed ora vive una vita privata. È stato anche ministro dell'agricoltura per 3 anni, dal 2005 al 2007-2008, e poi Presidente della Repubblica dal 2010 al 2015. Ecco, il Presidente contadino. È stato famoso il suo discorso fatto ad un'Assemblea Mondiale del Presidente della Repubblica, credo a Davos, dove ha dato una lezione di sobrietà, ma estremamente interessante, e anche degli indirizzi di politica comunitaria popolare attenta alle minoranze e agli ultimi. Ripeto, ha sempre rifiutato, come il nostro Papa attuale, di andare a vivere nel palazzo presidenziale. Ha una vita con dei precedenti particolari. Lui era un ex guerriero che ha vissuto negli anni 60, ricorderà il gruppo dei Tupamaros, che si schieravano e vivevano la mafia contro il governo, la dittatura militare uruguaiana. È stato imprigionato, è stato ferito, ha fatto 12 anni di carcere e ne descrive, fa qualche accenno a questa situazione al termine del discorso che ascolteremo. Gli è stato dedicato anche un film che si chiama La notte dei 12 anni, passati in carcere dal 73 all'85.
famoso per le sue frasi molto dirette: chi accumula denaro è malato, la ricchezza complica la vita, così come quella che sentiremo: non ho mai odiato nessuno perché l'odio rende stupidi, fa perdere il senso della realtà. E dopo di lui rimaniamo sempre in America, nell'America Latina, Figlio Grande del Salvador, Pepe Mujica dell'Uruguay e Francesca Margini, la nostra concittadina, ripeto, che è ancora in missione, ha retto anche alla pandemia, ne sta uscendo da giovinotta, ha già 50 anni di vita religiosa, quindi è avanti con gli anni, anche se conserva molto molto giovane. E sono i tre che ascolteremo e guarderemo attraverso le immagini e le testimonianze. Quasi più del 90% della cultura cattolica, ecco, una organizzazione
avvertire di non entrare dal convento ma dalla parrocchia. Io mi preoccupai. Lui arrivò immediatamente e io gli chiesi cosa succedeva. Guarda, mi disse, vedrai che mi uccideranno. Cosa, padre? Risposi. Sì, mi uccideranno. Un giorno di questi succederà qualcosa. Ma padre, non può essere. Corsi a casa e lo raccontai a mio marito. Mario disse, lo portiamo via da qui. Quindi andarono a chiedergli di poterlo portare via. Era un medico, suo amico, ma lui non volle. No, disse, questa è la mia gente, questo è il mio posto. Se mi succede qualcosa, voi mi sotterrerete. Con una tranquillità, con una... qualcosa come se comunicasse una notizia qualsiasi. Così lo prese. Era una notizia. Dai, a fine, come è? Durante un'omelia in Apopa, era la festa patronale, dicono che sia stato lì con le persone che lo venivano sul ritiro di Cesa. Dicono che parlò attaccando le autorità per come trattavano la gente e che ammazzavano i contadini. Questo dicono sia il motivo per cui decisero. Formava comunità. Non disse mai alla gente di imbracciare un'arma. La sua arma era il Vangelo. Lui evangelizzava con parole. E la gente poi dire lo ricco. Ai ricchi non conveniva un evangelizzatore come padre Rocchi. Perché diceva la verità. Fu un sabato. Sabato 12 marzo, quando qualcuno venne a casa mia e il padre Rutilio Grande aveva avuto un incidente. Mandammo il nostro autista a verificare e quando tornò ce lo disse. Padre Rutilio è stato assassinato. Padre Rutilio l'ha assassinato. Tutto il paese era fuori ad aspettare il corpo di padre Rutilio. Poi lo portarono qui al convento. La cosa più dolorosa fu quando lo lavarono. Mentre lo stavamo sistemando un balsamo e fu un gorgogliare di sangue che mi usciva dalla schiena perché venne mitragliato. Quindi lo lavarono e rilavarono perché il sangue non si conteneva. Signor Oscar Arnulfo Romero. Oscar Arnulfo Romero. Chissà notte, non deve stuguagli. Quella notte, quando andò lì, io ero con lui, per la messa, con il cadavere davanti, con i cadaveri di tre persone. E lo stiamo inseguendo a tutti, stava nervioso, molto visibilmente, e stava sempre a copiare. Perché... poi ci chiamò tutti, era comprensibilmente molto nervoso, era sopraffatto. Cosa facciamo adesso? E cosa faccio io, arcivescovo di San Salvatore, che ha la responsabilità di dirigere ora questo gruppo ecclesiale? E io ricordo bene quella notte. La prima cosa che ci disse fu, prima, esigo dal governo un'indagine esaustiva e non assisterò più a nessun atto pubblico ufficiale, sino a che il governo non avrà indagato e fatto luce su questi atti omicidi. Questo fu un cambio radicale di Monsignor Romero. Questo fu un cambio radicale. Monseñor Romero. Una religiosa de la mujer. Pidió la palabra, ¿verdad? Y dijo, mire, Monseñor. Una religiosa, una donna, chiese la parola y disse, Monseñor, io ho un suggerimento su ciò che possiamo fare per questi omicidi. Domenica prossima nella diocesi non ci sarà più di una messa. Monseñor Romero rimase un po' in silenzio. Poi con grande gentilezza, grande umiltà disse, guardi, io ho studiato in teologia che la messa, il sacrificio, la messa, la gloria a Dio. La messa, la gloria a Dio. Altro sacerdote che era padre provinciale. Altro sacerdote che era padre provinciale di Cesaretti, padre Cesar Ferenc, disse, io ho studiato in teologia che un gran teologo del secondo secolo, Ireneo di Lione, disse, la gloria di Dio, questo è quello che preoccupava Romero, no? La gloria di Dio.
Monsignor Romero disse: bene, questa domenica ci sarà solo una messa. Dico, este domingo solo habrá una messa. Nos llevó a la Nunciatura, el Nuncio no está. Ci portò alla Nunciatura. Il Nunzio qui c'è, e ci ricevette il suo segretario che parla molto duramente, Monsignor Romero. Vi siete dimenticati dei fondamentali? Io chiesi: quali sono i fondamentali? Lui rispose: il diritto canonico. Monsignor Romero ascoltava tutto e stava zitto. Alla fine, dopo un'ora, Monsignore parlò con molta serenità al segretario che parlava molto duramente e gli disse: guardi, io non sono venuto a chiedere il permesso per celebrare una messa unica. Io sono venuto a comunicare l'educazione che ci sarà un'unica messa e che queste cose le devo decidere io come arcivescovo. Si alzò e si rendò. Io dissi: questo è un altro Monsignor Romero. Quello che pensano molte persone è che la morte di padre e figlio risvegliò in un signore la necessità di essere voce dei senza voce, perché nessuno poteva parlare, perché sennò veniva ammazzato. Lì iniziò il processo di evangelizzazione, così dico io, di Monsignore, vedendo che padre Rodrigo non ha avuto paura di morire. Y agradecerle la paciencia que han tenido de soportarme. Y ha sido muy bien.
demasiado. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasionario. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. Porque aprendí una dura lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, y el odio nos destruye. Una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Tengo también el tiempo pone cambios. Estamos entrando en otra época, en la época digital. Ni mejor ni peor, distinta. Y creo que han aparecido problemas. Problemas tecnológicos que son capaces de predecir cómo es el carácter y cómo es esencialmente la línea motriz de la conducta humana, a veces, sin hablar con nosotros, por el mundo digital. Este va a ser un dilema que van a tener los estados, los sistemas políticos del futuro. ¿Hasta dónde es violable la intimidad humana y hasta dónde existe la libertad? Porque la política es la lucha por la felicidad humana que puede emerger. Por eso, vaya mi agradecimiento. Finalmente, mucha gente nos ha dado el apoyo estos años, 20 y pico de años. Tengo que estarle agradecido a ellos, lo que deciden anónimo por ahí, en el seno del pueblo. En política no hay sucesión. En política hay causas. Y los hombres pasamos, las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va, es inevitable, pero las causas quedan. Por eso, he pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con el hambre, con la mano en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años. Me llevaron a bañarme y tener que bañarme con un plato, con una taza de agua, con un guayman. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez. Gracias.
terza e ultima parte del nostro incontro, non senza aver prima detto che le suore non le vedo, le suore del Verbo incarnato, ma mi avevano chiesto di scusarle perché hanno una conferenza online e a cui non potevano sottrarsi. Verranno se possono, magari da un momento all'altro, però non è detto che riescano. Si scusano ovviamente perché la suora Francesca fa parte del loro ordine, della loro congregazione, dei missionari francescani del Verbo incarnato. Rientriamo in Italia dopo questa viaggio in America Latina, andiamo a Napoli dove c'è un quartiere tra i più difficili, dove troveremo l'impegno di religiose e anche di comunità, piccole comunità o attori pastorali protestanti. Ecco, è un servizio quasi ecumenico, anzi certamente ecumenico, che viene fatto in una situazione molto difficile e rischiosa. Poi ascolteremo la testimonianza travolgente di Massimiliano Secchi, estratta direttamente da un incontro televisivo che ci abbiamo reso da fine, dove dopo il brano musicale vedremo alcune cose belle del 2020, è apparso sui social, quindi forse qualcuno l'ha già visto, però è bello che terminiamo con la visione di tante cose belle che magari a noi sono sfuggite, che noi non abbiamo visto, ma anche di quelle dobbiamo fare memoria e tenerci attenti a considerare tutto ciò che può avvenire, non soltanto di negativo ma anche di positivo. E l'alleluia finale ci potrà accompagnare mentre usciamo. Porteremo a casa il foglio dove troveremo e potremo rileggere il discorso di Beppe Mujica. E poi vorrei dire che la serata verrà poi messa su social, quindi su YouTube, Amazon Eventi e sull'altro canale dell'Unità Pastorale, e sarà messa anche sul collettino, diciamo, la piattaforma o le piattaforme da verificare, da consultare. C'è un detto napoletano che dice puoi nascere in un posto e va bene, però sei che muori vicino al tuo vicino di casa, quindi il vicino di casa è molto importante e con il vicino si tessono legami di fraternità. Il principale ruolo della scuola non è di insegnare
diventa un mestiere, ma è quello di aiutare i ragazzi a crescere, a diventare padroni di sé, padroni dei propri talenti, fare in modo che i ragazzi abbiano più potere su di sé. E quindi avere un posto nostro significava, diciamo, fare in modo che tutto ciò che aveva da dire in banca, che era un posto dove si potesse creare nuova cittadinanza, ma anche avere un luogo di privazione, di scatto. Ciro era un ragazzo di 19 anni che viveva qui nel quartiere di Monticelli. Il 6 giugno 2017 scende per incontrarsi con un amico e lo aspetta in un circolo. In questo stesso circolo c'era un boss. Entrano per regolare conti con questa persona e viene sparato. Ha avuto un solo colpo al cuore Ciro e non ce l'ha fatta. Da lì praticamente abbiamo iniziato noi la nostra battaglia insieme alle persone del quartiere e alle altre associazioni che ci hanno sempre affiancato e abbiamo deciso di riprenderci quello che era nostro insieme alle persone del quartiere. Ed è così da lì è nato un campo che abbiamo intitolato a lui. Nonostante i continui attacchi attualmente di nuovo stato vandalizzato, ma nuovamente lo ricostruiremo, 100 volte lo abbatterà, 100 volte lo ricostruiremo. Siamo nel centro sociale Casa Mia, di Milioniti, che è un'opera delle chiese evangeliche e metodiste in Italia. Collaboriamo con le piccole sorelle di Gesù da diversi anni, le sorelle che conoscono la realtà del territorio, quindi la nostra collaborazione è iniziata perché loro ci hanno segnalato delle famiglie in difficoltà e in queste famiglie c'erano dei bambini che avevano bisogno di un supporto scolastico. Ecco, così è iniziata la nostra collaborazione, è nata anche un rapporto di amicizia paterna, ci incontriamo agli incontri ecumenici la settimana di preghiera di unità cristiana che viene in gennaio, o in questo luogo dove adesso sto parlando, o nella parrocchia territoriale. Quanto ciò vuoi di essere fratelli e sorelle, di amarli come sono, di volerli cambiare, questa sofferenza che mi vede cercare un po' di far ragionare certe persone, molte volte mi sono arrabbiata. È stato molto bello allo stesso tempo perché hanno riconosciuto come potuta chiedermi perdono e per me è stata una grande riconciliazione con il mondo di loro, di accettare come sono. Cerchiamo lavori molto semplici, perché cerchiamo lavori che non chiedono di avere diploma, proprio per raggiungere la gente che è una scelta nel lavoro. Per esempio io lavoro nelle famiglie, faccio pulizie, servizio alla casa e certi giorni lavoro anche come badante. Lavoro in un ristorante e faccio la lavapiatti. E questo lavoro mi piace molto perché mi permette di incontrare diverse persone, diversi colleghi. Quasi sempre scopriamo che loro stessi sono tessitori di fraternità e questo mi dice che comunque lì dove andiamo lo spirito ci precede sempre e la nostra vita contemplativa alimentata dalla preghiera e anche riconoscere questi fili di fraternità che la gente tesse tra di loro. Qui a Monticelli si riesce a essere un po' più.
storie, ci vuole più tempo, si fanno due righe dell'ospedale e poi magari si viene tutto di traverso da queste parti. Massimiliano, perché sarà
per una ragazza, perché sai, non è facile per una ragazza non poter prendere per mano il proprio uomo, non poter camminare, magari dovrei spingere la carrozzina. Ma non vi voglio parlare neanche di questo, voglio parlare di quanto è stato bello quando ho capito che una donna la può tenere col cuore e non necessariamente con una mano, quando le puoi dare sicurezza col tuo modo di pensare e con le tue parole, tanto quelle di più che con una stretta di mano. E vi potrei parlare di quando mi dicevano quanto sarà difficile per te trovare lavoro, perché figurati, con tutte le barriere architettoniche, col fatto che altre persone possono essere molto più veloci di te a fare determinate cose per un'azienda. Ma non mi interessa neanche parlarvi di questo, perché vi racconto di quanto è stato bello quando la prima azienda mi ha assunto, dell'emozione che ho provato quando ho visto che delle persone, nonostante apparentemente io avessi uno svantaggio, abbiano creduto in me. E voi mi avete riconfermato, ma ancora di più vi voglio parlare di quanto è stato bello quando ho deciso di lasciare quel posto fisso per inseguire i miei sogni. È l'emozione che provo ogni giorno quando io parlo alle persone e faccio quello che amo. Ma in realtà sono qui per mandare un messaggio diverso. Perché tutti noi, quando ci svegliamo, quando ci alziamo la mattina, abbiamo delle paure. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito che qualcuno non ha creduto in noi, ci siamo sentiti di non essere all'altezza, ci siamo sentiti non apprezzati, e questo lo sappiamo tutti cosa si prova. E allora io voglio parlare di altro, voglio parlare di sogni, voglio parlare dell'emozione che si prova a credere nei propri sogni, quell'emozione che ti muove dentro, quell'emozione che ti spinge ad alzarti la mattina con un sorriso e a dire anche oggi sono grato di avere il tempo, di avere la grande opportunità, perché semplicemente respiro, di inseguire i miei sogni e di essere felice. Ecco, io voglio sfruttare questo fatto, questa grande opportunità che mi è stata data per far passare questo messaggio, forse banale, ma purtroppo molto meno frequente da sentire rispetto alle lamentele, perché quando tu capisci, quando tu decidi di non avere più scuse nella vita, quando tu ti alzi la mano, deciso a raggiungere i tuoi sogni, quando tu ti svegli la mattina e pianifichi giorno dopo giorno cosa tu devi fare per realizzare quel sogno, e quando vai a letto stanco, distrutto, ma con il sorriso, è perché sei stato te stesso, è perché non hai fatto la vita di altri, perché non hai raggiunto gli obiettivi di altri, ma i tuoi, quelli che veramente ti fanno stare bene. Ecco, a quel punto hai raggiunto la felicità. Ecco questo è il mio messaggio. Thank you.
Ci hanno